Ciao ragazzi, bentrovati su non so su quale dei due canali andrò, su GameStar News o WarGamesTube. Ricordate che entrambi i canali sono comunque gestiti da me, che sono Tia, insieme a Leo e insieme a Bindle. Siamo sempre noi tre, quindi qualsiasi canale, qualsiasi dei due canali seguiate, comunque qualsiasi video vada su un canale o sull'altro, siamo sempre solo noi, purtroppo per voi. Perfetto. Allora, oggi vediamo un attimo come si svolge la modalità avventura di Naruto. Giocando qualche livello, ne ho potuto selezionare uno in particolare che ci farà vedere la nuova modalità Mob, chiamata Mob Battle, Mob, cosa così, insomma. E adesso sono in una. Sono nell'isola Tartaruga, se non erro si chiama, quella dove Naruto si allena per, insomma, padroneggiare meglio la volpe a 9 code. Se siete amanti del fumetto, comunque lo saprete, se no non vi sto neanche a spiegare più di tanto. Allora, vediamo un attimo. La cronologia del mondo ninja sostanzialmente è il rigioca capitolo, per quello che ho potuto vedere. In alto a destra c'è scritto sezione adolescenza, perché immagino che potremo rigiocare anche tutti i vari capitoli. Qua, ad esempio, c'è una. Si può, è giocabile questa missione che non ho neanche fatto caso, potete esclamativo perché è nuovo anche questo. Ad esempio, queste sono scelte che si possono fare durante la storia. Io ho fatto altre scelte e quindi queste non compaiono. Shippuden prima parte non ci interessa, il prologo non ci interessa. Andiamo invece alla conferenza delle 5 Kage, perché vi voglio far vedere questa sequenza di Sasuke, perché è un capitolo che ci può interessare. Dovrebbe essere questa. Perfetto. Ok, allora, c'è un argento mi pare sulla Play, adesso non so esattamente come funziona su Xbox o come, quanti punti G c'ha, comunque sono praticamente completare tutta questa sequenza di ninja, di flashback e giocare i vari capitoli, eccetera. E allora, prima di ogni battaglia possiamo impostare il nostro inventario, come vedete io adesso ho delle boccette verdi che sono curative, perché questo proprio con Sasuke l'altra sera ho sperimentato e sta bruttissima cosa. Ho preso una C, una D, una cosa così, dei voti scarsissimi, perché la prima battaglia mi ero fatto ferire abbastanza e dopo ho giocato sempre con metà vita perché non mi potevo curare. Quindi comprate gli unguenti e usateli per curarvi, altrimenti il vostro voto sarà basso. Se non prendete A ed S, A o S, insomma, non fate i trofei, eccetera. A me dà fastidio perché voglio completare il gioco, titoli, le carte, quelle cose lì, trofei, eccetera. Allora, dobbiamo affrontare gara. Abbiamo, come potete vedere, i nostri rinforzi. Adesso cominciamo a tirare giù una punta di lag minuscolo, immagino che sia forse per la registrazione. Non ho letto neanche. Ah sì, la condizionale deve mantenere il 60% di vita, cioè direi che con Sasuke è veramente comodo fare così. Si fa prima il computer, siamo al terzo capitolo mi pare, è ancora un pochino poco sveglio e devo dire che ci concede veramente di tutto. Addirittura pensare, no vabbè, è impossibile fare la combo 30, 50 in questo caso. Comunque siamo praticamente un po' alla fine. Addirittura avrei fatto il trofeo per averlo ucciso senza subire danni quasi. Ma quanto cosa adesso c'è un vincitore e questo è il primo combattimento. Abbiamo fatto il requisito bonus, quindi prenderemo più punti, ovviamente ci regalano un buono sconto del 50%, un po' di soldini. I video vi avverto già che li salto perché altrimenti diventa un pochino lungo. Questo vi faccio vedere comunque tutto il capitolo 3. E quindi se non salto i video diventa veramente veramente lunga la questione. E soprattutto magari se non avete mai seguito il fumetto, l'anime, insomma, non avete visto non sapete insomma cosa è successo, saltandolo magari vi tolgo anche una parte di spoiler. Ora vediamo una modalità, Mob Battle, Mob Boss, insomma. Sostanzialmente è come combattere uno contro uno, sono quei diversi bersagli, li potete agganciare con la leva destra. Altrimenti li menate sostanzialmente come farò io. Anche perché tanto non è che sia terribilmente difficile. Abbiamo come supporto. Allora, una cosa per volta, quando viene X, ci teletrasportiamo alle spalle di un nemico, sostanzialmente come quando usiamo i tronchetti. Per dire, quando facciamo tecnica da sostituzione, e questo come potete vedere è discretamente comodo.
Il supporto Karin, adesso non so se ci saranno altre mappe che come funzioneranno, Karin come supporto ci cura, come vedete compare, e facendo la sua mossa, insomma, sostanzialmente ci cura finché stiamo all'interno del suo cerchio, quindi dobbiamo rimanere nei paraggi. Il gioco è costituito da queste recisioni, non ho ancora capito bene a che cavolo servono. Cambia la difficoltà, come potete vedere, e i punti che ci vengono assegnati sono punti eroi o punti leggenda. A seconda di quanto saliamo di livello in una delle due categorie, possiamo aumentare gli oggetti che abbiamo a disposizione nell'inventario. E adesso io faccio così perché ovviamente perdiamo meno tempo, ci cioè sono meno nemici ed è più sbrigativo, tanto io voglio far vedere come funziona, voglio farvi vedere quanto sono bravo a giocare, anche perché tanto non sono molto bravo a giocare. E comunque avevo fatto l'altro nella storia, per la cronaca sono appunto. Ho preso appunto un voto non altissimo, anche perché ho fatto di là, oltre che non sapevo come funzionava la modalità. E in effetti è un po' particolare, non è così brutta, però immagino che non vi fregherà quasi niente. Almeno penso che il sentimento popolare maggiore sarà che non ve ne frega niente. Ci saranno sicuramente delle persone che dicono: no, oh, bello, sì, carino, innovazione, una cosa nuova, eccetera, eccetera, ma penso che la sostanziale maggioranza delle persone dirà che non ce n'era bisogno. Anzi, adesso senza. Bisogna che vi offendete fra di voi oppure offendete il povero gioco, programmatore, eccetera. Vorrei sapere, senza che appunto si esageri, non voglio arrivare a dei toni tipo acqua merda, eccetera, che cosa ne pensate di questa modalità? Tanto io ho bloccato l'attacco esplosivo, adesso vi faccio vedere nella prossima mappa come funziona. Tanto l'altra sera ho giocato molto peggio. E sì, appunto, voglio sapere un attimo cosa ne pensate. Siccome è una cosa. Questa forse è la novità maggiore. È una delle sostanziali novità. Sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate. Boh. Diciamo, è buona, un'idea cattiva. Una cosa inutile, una cosa positiva. Insomma, provate a sapere. Io conto sui vostri pareri. I pareri da queste parti sono sempre ben accetti. Oh, stai buono però per favore, stiamo registrando, mi fa fare delle figuracce. Karin, già che ci sei, tanto qua mi supporta gratis. Si ricarica abbastanza veloce, quindi. Un po' monotematico intanto, perché non c'è nient'altro da fare. Ti dare due colpi così posso usare. No, non posso usare. Ah sì. Vedo sul prossimo. Questo è comodo, perché altrimenti muoversi devo dire che fare tutta la mappa sarebbe diventato un po' scomodino. A proposito, se questo video immagino andrà su prima di qualche giorno, spero, abbastanza rapido, perché abbiamo altre cose da caricare, comunque se facciamo veloce. Per l'appunto dovrebbe esserci disponibile la demo di One Piece e giapponese, se non erro. E vi esorto tutti a ripassare perché sapete quanto mi è piaciuto comunque One Piece in passato, il primo capitolo, e quindi ci daremo sotto anche col secondo. Adesso finalmente vediamo la mossa, come si chiama? Attacco esplosivo, che è questo sostanzialmente, dovete azzeccare tutti i tasti, sostanzialmente come un quick time event, e si carica uccidendo i nemici, non ho avuto bisogno prima, quindi l'ho potuto fare tranquillamente adesso. Il boss non muore, subisce solo un tot numero di danni, ma tanto devo dire che sta veramente diventando un po' facile qua la questione. Vabbè, bisogna fare un tasto particolare che io ho avuto mentre stavo facendo la combo, quindi a posto. Boh, l'altra sera non ho avuto dei problemi quando ho fatto questa strada qui, che era un pelo più facile rispetto a quell'altra, però non ho fatto neanche così veloce. Si vede che ho migliorato, sono migliorato. Allora, un'altra S, perfetto, grazie. Tanto qui già accumuliamo un po' di soldi. Questo filmato lo saltiamo. E dobbiamo combattere contro la Mizukage, se non erro. Saltiamo comunque. Bella donna, però. Speriamo che non ci dia troppi problemi. Va, subito colpito. Addirittura mentre mi stavano colpendo a me. È veramente molesto questo Sasuke. Devo dire che è veramente, veramente fastidioso. Perché basta che lei sta colpendo che io le arrivo davanti, le arrivo sopra col fulmine, anzi. Non pensate male, cioè. È solo una questione per perdere meno tempo alla fine. In termini di registrazione ci fa comodo che facciamo più veloci questi combattimenti.
insomma, così possiamo concentrarci su come si svolge la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Molto bel fulmine. E devo dire che questa povera Mizukage si è durata poco, eh. Credo che arriverà una S con tanto, tanto, tanto... tanti Rio, tanti, tanti bonus, perché... guarda, ci ho scappato un po' da prima veloce, comunque. Allora. Prima battaglia, seconda battaglia, battaglia finale. Questo sostanzialmente era un capitolo di Naruto Storm, quello che troverete quando acquisterete il gioco, se lo volete acquistare, se avete prenotato, se vi sta arrivando, se ci state giocando in questo momento, quel cavolo che volete fare. Comunque, questo era un capitolo. Punti eroe. I punti leggenda non ce li dati perché non abbiamo scelto la strada della leggenda. Qui possiamo saltare. Qui possiamo saltare. E anche qui possiamo saltare. E anche qui, indovinate un po', possiamo saltare. È tutto un salta-salta. Mi sento quasi un canguro. Non faceva ridere. Non faceva ridere per nulla. Vediamo se ci ha fatto tornare dove ero originariamente io con la storia. Ovvero sull'isoletta. Vediamo un po'. O se c'è altro che vi devo dire, ma non credo. Aspettiamo, vediamo. Ecco, perfetto. Allora, riassumendo, i boss hanno 3 barre di energia, questa è una cosa che vi potrebbe interessare, e i capitoli sono divisi in battaglie divise da filmato, e ci sono piccole sezioni di esplorazione, come avete visto prima con Naruto quando raccoglievo 2 oggetti per terra, dove sostanzialmente andrete dal punto A al punto B con qualche missione secondaria, con qualche oggetto che potete raccogliere. Dai negozi, come si vede all'inizio del video, se volete tornare indietro, si vede, anzi al caso mai ve lo faccio vedere direttamente anche da qua, si possono comprare gli oggetti che mi avete visto usare nel combattimento con Sasuke, perché mi ero equipaggiato appunto gli unguenti curativi, è questo negozio qua. Questo ad esempio ci vende da mangiare per recuperare le energie ed avere dei potenziamenti per il prossimo combattimento. Gli oggetti da quelli sullo scenario sono così appunto, sono pochi, sono anche pochi Rio, però non lo so, l'hanno voluto aggiungere così per dare un po' più di tocco di colore. E le mob battle le abbiamo viste, cioè girando tipo Dynasty Warrior in sostanza, con i nemici che ci vengono incontro, noi che li dobbiamo uccidere, eccetera. E io credo che per quello che finora ho visto io di interessante di Naruto, della nuova modalità storia, ne vi ho fatto vedere tutto. Se ci sono dei trofei strani che vogliamo far vedere, o non lo so, alcune battaglie particolari, alcune cose particolari, le troverete nei prossimi giorni. Per ora spero di avervi tolto alcuni dubbi sulla modalità storia, com'è, come non è, che cosa c'è, che cosa non c'è. L'ho trovata molto carina, perché è un pochino più bella del Generation, ma non è molto lunga, non si deve girare molto a piedi come in Naruto Storm 2-1-2, c'erano entrambi i villaggi, no, il 2 forse era quello con più villaggi, che era anche più noioso perché dovevi andare a fare un sacco di cose extra. E il Generation era molto più sbrigativo, perché selezionavi la modalità sostanzialmente arcade, storia, però era molto più appunto verso un arcade con solo i filmati in mezzo. Questa è un pochino più complessa, una nuova modalità mob, voglio sapere cosa ne pensate anche voi, sono molto curioso. E io mi faccio un salvataggio e direi che ci vediamo con il prossimo video, e rimanete sempre sui nostri canali. Ciao a tutti da Tia, spero che vi siate divertiti.